la giustizia è il fronte caldo su cui questa settimana si misura lo scontro tra maggioranza e opposizione, con due provvedimenti cruciali entrambi in esame nell'aula della Camera. Il primo è il disegno di legge sul processo breve, che contiene anche la norma sulla prescrizione abbreviata per gli incensurati e che già ieri ha fatto scoppiare le prime scintille in aula nel corso della discussione generale. Poi la norma sulla responsabilità civile dei magistrati, infilata dentro la legge comunitaria in esame a Montecitorio da oggi, con un emendamento presentato da Gianluca Pini della Lega Nord. Nel complesso è un recepimento molto ampio di direttive comunitarie, fino ad arrivare appunto a contestatissima norma, anche se assolutamente doverosa, perché è un principio che ci chiede l'Unione Europea in materia di responsabilità civile dei magistrati. L'opposizione intanto serra i ranghi e si prepara a dare battaglia. Il terzo polo, che oggi si è riunito in un'assemblea a Montecitorio, avverte via tutti gli emendamenti intimidatori, altrimenti niente dialogo. E anche il Partito Democratico non rimane a guardare. Se da un lato chiede di sospendere l'esame del processo breve, dall'altro mette sul tavolo le sue proposte in tema di giustizia. Sentiamo Andrea Orlando. Ci troviamo di fronte all'ennesima truffa nei confronti degli italiani, che si terranno i processi lunghi e che assisteranno alla cancellazione di qualche processo eccellente. Noi siamo disponibili a fare la nostra parte, assumendoci anche la paternità di scelte impopolari, ma non mi pare che questa sia la strada seguita dal governo. Non c'è solo la giustizia nell'ordine dei lavori dell'Aula della Camera. Le votazioni di oggi, infatti, hanno preso il via con la riforma dell'attività di costruttore edile, un grappolo di norme che detta nuove regole per accedere alla professione. Tra le proposte confluite nel testo unico in esame, anche quella di Marco Zacchera del PDL. Punta a dare un riconoscimento giuridico alla figura dell'imprenditore in campo edilizio, per dare più sicurezza alla clientela, per dare sicurezza ai lavori, per dare più correttezza alle forniture, in definitiva per tutelare il consumatore. Una proposta di legge per combattere il precariato tra i giovani, partendo da nuove regole per stage e praticantati. A presentarla oggi alla Camera è Cesare Damiano del Partito Democratico. Tra le misure messe in campo, quella sugli stage, che non possono durare più di 9 mesi e per i quali è previsto il rimborso delle spese di trasporto e i buoni pasto. Il lavoro a tempo indeterminato è largamente minoritario. Noi lavoriamo come Partito Democratico per invertire questa tendenza. Il primo punto è fare in modo che il lavoro, quando è stabile, costi meno di quando il lavoro è flessibile. Il progetto di legge rientra nella campagna Proposte a Precarietà Zero, presentata tra gli altri dai Giovani Democratici e dal Forum Lavoro del PD. È stata la Guardia di Finanza quest'oggi a riferire in Commissione Agricoltura sui tanti reati che ogni giorno cercano di contrastare per difendere il settore agroalimentare. Un settore in cui tante sono le eccellenze da difendere, ma anche gli agroreati che minacciano i nostri prodotti, come ci spiega il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Paolo Russo. Più le eccellenze sono tali, maggiore è la qualità del nostro prodotto ed è evidente che più c'è l'interesse, c'è la volontà di agrofurbi, agropirati, agrostupidi di infilarsi per tentare di recuperare condizioni di mercato marginale.